Amici di Video Radio Channel, ci siamo ancora per voi, come sempre, con bellissime interviste. Oggi sono in compagnia di Zibba. Ciao Zibba. Ciao a te, è un piacere. Piacere mio, sono molto contenta, insomma, di incontrarti. Bene, bene, è sempre un piacere poter parlare un po' di sé, fare due chiacchiere. Assolutamente sì. Allora, beh, cosa dire, cantautore stimato, apprezzato, abbiamo già avuto modo, insomma, di seguirti in più percorsi, premi già importanti, Targa Tenco, 2014 premio Critica Sanremo, bei risultati e, insomma, si continua alla grande. Cosa vuol dire essere cantautori oggi? Ah, se parli strettamente dell'Italia come paese, essere cantautore in Italia vuol dire continuare a fare i conti con quello che è sempre stato un po' il mondo del cantautorato, un mondo che sta in una nicchia dove ci si sta anche molto bene, molto bella, ma dove sicuramente si hanno quegli spazi e quelle attenzioni da parte dei media che sono riservate a questa musica un po' particolare. In generale, essere un cantautore credo che voglia dire tutto e non voglia dire nulla. Credo che sia una bella etichetta da sentirsi addosso quando si ha voglia di giustificare il fatto che nelle proprie canzoni si parla di argomenti spesso poco interessanti alla collettività, spesso più personali. No, dai. Beh sì, insomma, definirsi cantautore a volte serve anche un po' a poter dire quello che si vuole nelle canzoni, dai. Beh, secondo me invece i cantautori moderni sono molto interessanti. Noi, vabbè, abbiamo avuto una grande storia di cantautori, lo sappiamo, però ecco, mi piace quando un po' i cantautori oggi si discostano da quel passato glorioso, ma già comunque un po' passato, nel senso, prima c'erano le tematiche molto politiche, delle cose di questo tipo. Non vuol dire che non debbano essere trattate, però mi piace un po' quando si spaziano, come poi hai fatto anche tu. Ma sì, è un'esigenza, non c'è niente di programmato, neanche nelle tematiche, insomma, l'esigenza di voler raccontare un po' di sé, di sentirsi forse meno soli, tirando fuori degli aspetti di noi che se rimanessero dentro farebbero forse più male. Questa è una bella spiegazione. Da dove ti vengono solitamente le ispirazioni? È tutto molto, diciamo, autobiografico o il mondo che ti circonda fa anche parte di quello che è la tua musica? Comunque è tutto molto autobiografico, sempre. Ogni frase che scrivo in una canzone arriva da qualcosa che è realmente successa a me o che ho sentito, ma credo che sia così un pochino per tutti. Difficilmente un cantautore si racconta una storia, anche se non l'ha vissuta in prima persona, in qualche modo ne dà un po' la sua visione, quindi c'è sempre un po' di... Il tocco personale, diciamo. Sì, guarda, molti prima di me, raccontando di questo aspetto dello scrivere, hanno detto esattamente la stessa cosa, che si è autobiografici anche quando si parla di qualcosa di molto lontano da noi, quando si scrive. Senti, come nasce, diciamo, questa tua, cioè il rapporto con questa tua vita, la musica, da cosa è partita, da quale scintilla, qual è stata? Ma mio padre e mia mamma ascoltavano buona musica in casa quando ero bambino, e a 6-7 anni mi sono avvicinato al pianoforte e me lo hanno anche comprato, quindi avere uno strumento in casa sicuramente è stato importante per iniziare. E poi il miraggio di poter non fare nulla per tutta la vita e vivere divertendo, insomma, credo che quello sia stato il motore che ha spinto tutto quanto verso questa direzione. Cioè, alzarmi a una certa ora al mattino e fare una cosa che mi dice qualcun altro non ne fa esattamente per il mio carattere, quindi preferisco alzarmi quando devo, quando capita, e fare quello che mi dico da solo, tra virgolette. La libertà che ti dà l'essere, insomma, tra virgolette, un artista, comunque fare un lavoro artistico, credo che sia impagabile. Credo assolutamente anch'io, e mi piace quando l'artista poi lo dice, no? Perché a volte lo trovo un po' magari ipocrita, comunque a volte, ecco, non dirlo mi sembra un po' così, però è un aspetto che secondo me è reale, cioè, quindi bene. Parliamo invece di oggi, sei in tour, parliamo di Universo, che è questo, insomma, nuovo, dai, parlaci di questo nuovo progetto. Ho avuto la fortuna, scendendo verso Lecce nel tour invernale, di incontrare nel concerto di Lecce Giuliano San Giorgi e Lele dei Negromaro, che sono stati a vedersi il concerto e poi mi hanno raggiunto nel dopoconcerto. Abbiamo passato la serata a chiacchierare e nelle chiacchiere gli ho raccontato di questa mia nuova voglia di produrre cose partendo
dall'elettronica e andando poi a suonarci sopra con una formazione più rock, insomma, dove la chitarra e la batteria fossero un po' in primo piano. E Giuliano mi ha detto: perché non provi a sentire Andro, che è il nostro tastierista, che è, insomma, molto bravo in queste cose. Poi, ascoltando le sue produzioni, ho capito che il suo sound, il suo modo di fare musica mi piaceva, e quindi ci siamo incontrati. Lui ha trovato fortunatamente interessante il mio modo di scrivere ed è nata questa collaborazione bellissima che ha portato alla produzione di Universo, che è il primo singolo. Appunto questo singolo, poi anche il nome di questo tour, sì. Di cosa parla questo nuovo singolo? Parla della necessità di guardare le cose da un altro punto di vista a volte, provare a discostarsi dal punto di vista il primo che ci viene in mente o il primo che ci è comodo, provare a distanziarsi il più possibile, vedere le cose da quello più distante. Forse per guardare quanto le cose hanno veramente importanza, sai che se tu metti una cosa molto piccola lì e più ti allontani più la perdi, non la vedi più, no? Invece una cosa molto grande, anche se ti allontani di chilometri, continui a vederla. Quindi tutto l'album, in realtà tutto quello che sto scrivendo, ruota attorno ai punti di vista, e Universo ne è un po' il manifesto, credo. Bene, noi ovviamente aspettiamo con ansia questo nuovo lavoro discografico che uscirà, ci credo. Qualche, come dire, anticipazione sul lavoro, e comunque in cosa si differenzia dai precedenti? Sicuramente musicalmente dalla produzione. Abbiamo sempre prodotto partendo dalla band, quindi dagli strumentisti, musicisti che di volta in volta suonavano nella formazione in quel momento, no? Quando si andava ad affrontare l'album, e quindi dal suono globale di chi avrebbe suonato il disco. In questo momento sto partendo da un'autoproduzione, cioè tutta la parte di pre-produzione la sto facendo a casa con i ragazzi che suonano con me, ma partendo dall'elettronica e quindi partendo da un altro punto di vista, per cui non sarà l'elettronica come è stata per Muoviti Svelto, il nostro ultimo album, un colore aggiunto in post-produzione per andare magari a fare delle cose anche interessanti qua e là, però insomma sporcare un pochino le cose acustiche, ma viceversa sarà il punto di partenza, quindi questo credo che sia musicalmente la cosa più importante. E poi il fatto che sarà un album appunto concettuale che ruota attorno ai punti di vista, che, come ti dicevo, per me in questo momento è l'argomento più importante da trattare, perché l'ho vissuto sulla mia pelle un costretto cambio repentino di punti di vista che mi ha portato a capire che erano importanti. A capire determinate cose. Insomma, come vedete ci sono delle premesse molto interessanti, quindi aspetteremo questo nuovo lavoro. Nel frattempo, quindi, tour, date, ovviamente penso che basta seguirti sui social per essere abbastanza informati, visto che già comunque hai fatto delle date, ti rimane qualcosa anche ad agosto, visto? Sì, abbiamo un tour di non molte date proprio perché stiamo lavorando all'album, quindi essendo in studio e affrontando, in realtà faccio anche tante altre cose, faccio l'autore per tantissime persone, produco dischi per altri, quindi... Ecco, ti interrompo perché vogliamo fare qualche nome, perché anche, insomma, sei stato autore anche di nomi importanti della musica italiana, comunque, cioè, la parte di autore è un'altra parte importante della tua carriera artistica. Sì, è una delle più importanti, decisamente. Per me in questo momento è davvero lo specchio di quella dell'artista, mi aiuta molto, una aiuta molto l'altra a tenersi in piedi, a giustificarsi, di continuo a rinnovare la propria voglia. Ma quest'anno sono stato molto fortunato, sono riuscito in tanti dischi importanti come quello di Emma, Max Pezzali, Alex Britti, Patti Pravo, Giovanotti, tanti album, sono decisamente molto fortunato. Insomma, diciamo che impiega il tempo in modo abbastanza proficuo, diciamo che ti dai da fare non male, ovviamente scherziamo, complimenti chiaramente. E non mi ricordo cosa stavamo dicendo. No, stavamo parlando del tour, che giustamente hai detto poche date, proprio perché... Poche date perché ho anche tanto altro lavoro e perché stiamo facendo l'album. Fortunatamente quelle che sono uscite per ora sono state molto belle, sono stati concerti molto belli. Abbiamo inaugurato qua a Milano, è davvero un concerto inaspettatamente, con tantissima gente, e con una bella carica sul palco, la nuova formazione ci piace, quindi insomma per adesso ci godiamo l'estate, poi vediamo. Assolutamente sì, ovviamente invitiamo gli amici che ci stanno guardando a partecipare, a seguirti dal vivo e a seguirti poi anche in tutte le tue attività e nell'attesa di questo nuovo lavoro discografico. Ho visto anche un libro, c'è anche una scrittura, me l'ha detto Frank Zappa. Sì, che ha già 3 anni ormai. Ecco, però mi incuriosiva questa cosa, anche se non è così recente. Intanto, perché la scelta proprio di Frank?
Il libro è dedicato a Frank Zappa, ma in realtà non c'entra nulla lui con il libro, dentro è soltanto citato in uno dei dialoghi. Il libro è nato da un'idea in realtà di un editore che mi ha chiesto di pubblicare una mia raccolta di poesie. Io non avevo una raccolta, non avevo delle poesie pronte. E quindi ho detto: se mi dai qualche giorno in più, invece di una raccolta di poesie, ti scrivo un libro apposta. E ho scritto questo libro di dialoghi nonsense, molto maleducati, molto sporchi, dove non mi sono risparmiato per nulla. Che poi è diventato uno spettacolo teatrale con la regia di Sergio Sgrilli, che ha debuttato allo Zelico a Milano, che è stato bellissimo. E ho scoperto che questi testi poi in teatro funzionavano molto, erano anche abbastanza comici da reggere poi un tipo di spettacolo del genere. E quindi è stata una parentesi, un esperimento molto interessante. Adesso fortunatamente ho un altro progetto legato ad un libro, ma è una cosa molto più seria. Ecco, vedi, ti stavo appunto per chiedere, ho detto, ma allora, parentesi, quindi non solo una parentesi, diciamo, che rimane lì, ci sarà probabilmente anche in questa strada un seguito per altre cose, no? Sì, sì, ho appena firmato con un editore un bel contratto per un bel libro, di cui ancora non vi posso parlare, però sono molto... Però, insomma, è una bella chicca anche questa, quindi non ne possiamo parlare, però abbiamo questa chicca interessante, ovviamente in bocca al lupo. Ziba, grazie per essere stato con noi, davvero, complimenti per tutto, noi ovviamente ti seguiremo e invitiamo tutti gli amici a casa a seguirti, Universo Tour, ma non solo, tutto quello che è, insomma, sono le tue attività, grazie per essere stato con noi. Grazie a voi, grazie per lo spazio che mi avete dedicato e un abbraccio a tutti quanti. È un piacere, per Video Radio Channel, Ziba, alla prossima, ciao ragazzi.